Ciao, grazie anche questa settimana per aver acquistato il bonus dei Maestri Ascesi per sostenere il canale YouTube e per dare la possibilità ai Maestri Ascesi di mandare nel mondo i loro messaggi. Quindi ti porto subito il messaggio di Maestro Buddha di questa settimana. Grazie. Ciao, anima radiante. Sono felice di avere questo colloquio con te. Sono Maestro Buddha e oggi voglio parlarti di come far risplendere la tua persona. Come forse sai, un tempo io sono stato umano, ero un principe ed ero pieno di ricchezze materiali. Ma decisi di andare a cercare la mia spiritualità. E dopo un lungo peregrinare, quello che ho capito è che la vera santità, la vera buddhità, è nel giusto mix tra cielo e terra, tra terreno e spirituale, perché in questa vita tu sei incarnato e hai bisogno di essere felice e poter vivere. È un qualcosa di meraviglioso e di grandioso, perché tu puoi assaporare il buon cibo, non crudele, perché tu puoi rinfrescarti attraverso una bevanda deliziosa, perché tu puoi assaporare ogni cosa, puoi sentire gli odori, puoi toccare le altre persone, puoi sentire il contatto, il calore, il freddo. Tutto questo io vorrei che questa settimana tu lo apprezzassi come un dono fantastico. È vero, essere incarnati è difficile, perché ci sono gli inganni della mente, perché ci sono i problemi del quotidiano. Ma questa settimana io desidero che la tua anima sia radiante. Io desidero che questa settimana tu sia un dio o una dea che alberga nel tuo corpo e che affronta le pratiche del quotidiano. Sei un'anima radiante, luminosa. Lascia trascendere la tua luce all'esterno di te. Quello che a volte dimenticate è che noi siamo intorno a voi e appena ci permettete di aiutarvi, noi lo facciamo. Nel momento in cui io vedo la tua anima radiante, io sono autorizzato ad aiutarti. Fino a quel momento non posso, perché vuol dire che la tua evoluzione non è giunta a me, che non sei ancora in grado di beneficiare dell'aiuto che potrei darti e rischierei di non aiutarti, bensì di danneggiarti, e questo non lo farei mai. Per questo ti chiedo di risplendere, anima radiante. Fammi percepire la meravigliosa lucentezza della tua anima e io mi sentirò autorizzato ad aiutarti, a prenderti per mano, a camminare con te lungo la strada della vita. Vivere è un qualcosa di meraviglioso. Poter calpestare passo dopo passo la terra è un dono meraviglioso. Poter odorare i cespugli della primavera è un qualcosa di meraviglioso. Poter abbracciare, stringere, baciare un'altra persona è un qualcosa di meraviglioso. Sentire l'affetto, provare sentimenti è un qualcosa di meraviglioso. Io vorrei che la tua umanità questa settimana diventasse la tua divinità interiore. Percepisciti per quello che sei e amati nella perfezione. Nulla è perfetto come te in questo momento. Tu puoi fare la differenza perché in te c'è Buddha. Io sono in ogni persona. Io sono la persona che si risveglia. Nel momento in cui ti risveglierai, anche tu sarai Buddha. E io vedrò la tua anima radiante. E potrò prenderti per mano
e potrò insegnarti tutto quello che ho appreso e diventerò un tuo maestro e ti aiuterò a compiere i primi passi e poi imparerai a camminare da solo e aiuterai altre anime e così ci aiuteremo l'un l'altro e renderemo il mondo un luogo migliore. Gaia ha bisogno di noi, ha bisogno di te. Fammi vedere la tua anima radiante e io ti prenderò per mano. Non temere di brillare, sei nato per questo, io lo so. Io lo vedo, io l'ho vissuto. Fidati di me, anima radiante. Sii benedetto e ti auguro una settimana meravigliosa. Sarò sempre al tuo fianco. Allunga una mano, renditi radiante e io la stringerò. Sii benedetto. Grazie, 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 grazie. Grazie Maestro Buddha, grazie a tutti voi, grazie.